Questa cosa delle pre-release è sempre un po' aleggiata nell'aria. E infatti credo che un po' si è visto col fatto che ogni album un po' era diverso, non c'era mai una strada, sempre quella, no? Era sempre un po', non so, mi ricordo, cioè, Lotus tutto acustico, poi un altro tutto rock, poi Esile tutto super sperimentale elettronico, il primo super pop, cioè era completamente sempre così. Forse in questo caso invece che aspettare l'album successivo per cambiare genere ho proprio riunito tutto quanto insieme senza pensare al genere.